Buongiorno. Io volevo fare solo due piccoli approfondimenti rispetto al quadro di sintesi che ha fatto Emanuela su due temi che sono di particolare rilevanza. Il problema delle miscele. Ecco, spesso, e la cosa evolve purtroppo in peggio man mano che migliora l'efficacia del monitoraggio, troviamo più sostanze nello stesso campione. Quel grafico ci sta a dire che se ne sono trovate anche 36 diverse in uno stesso campione, ci dice qual è la frequenza, diciamo, delle due sostanze, delle tre sostanze e così via. Qual è il problema? Il problema è che non sappiamo, diciamo, valutare il rischio delle miscele. C'è un buco normativo, c'è una lacuna conoscitiva sicuramente, perché non si fa, è molto complicata la sperimentazione diretta sulle miscele e si valutano un pochino indirettamente attraverso la conoscenza dei singoli componenti. Ma il vero problema è che non sappiamo che cosa troviamo nell'ambiente, perché non sappiamo dove, come, quando, per quanto tempo troveremo queste miscele. Quindi, gli organismi acquatici e attraverso la catena alimentare, anche noi alla fine siamo esposti a miscele di sostanze. Il problema di fondo è che i pesticidi sono il gruppo di sostanze forse più normato da sempre, le prime norme comunitarie, insomma, hanno sempre trattato il tema, quindi sono regolamentate molto bene già in fase preventiva, si fanno studi con sperimentazioni, con prove sulla singola sostanza e quindi si stima preventivamente il rischio della singola sostanza, come se questa poi nell'ambiente si trovasse da sola nel deserto. Purtroppo non è così. E quindi diciamo, per quello noi segnaliamo non semplicemente il superamento dei limiti di legge, ma anche le basse concentrazioni. Perché spesso diciamo, ci sono delle prese di posizione anche a livello tecnico-scientifico, ma anche a livello normativo comunitario, recentissime della Commissione europea, che dice che diciamo, il rischio delle sostanze chimiche nell'ambiente è sottostimato per questo motivo, perché l'effetto può essere di tipo additivo, ma può anche essere di tipo sinergico. È più raro l'effetto sinergico delle miscele, nel senso che la somma di due effetti fa più del totale, fa più di due, insomma, è un'aritmetica un po'. Posso avere l'effetto sinergico, per esempio, se una sostanza mi inibisce, io parlo di cose che non conosco molto bene in questo caso, la detossificazione da parte del fegato inibisce l'azione di determinati enzimi e poi c'è un'altra sostanza che quindi supera tranquillamente le barriere e va a colpire in un modo più drammatico di quanto fosse prevedibile. Ovviamente, diciamo, questa dà un po' la frequenza delle miscele nell'ambiente, sono gli erbicidi e ovviamente risente dell'impostazione del monitoraggio, dello sforzo del monitoraggio. Gli erbicidi sono quelli che si trovano di più e sono anche quelli più frequenti nelle miscele, quella in percentuale, diciamo, la presenza di sostanze. Le sostanze più frequenti sono gli erbicidi triazinici. Questo l'ho già detto. Il secondo tema che vorrei trattare è l'analisi delle tendenze. Sono 10 anni che facciamo monitoraggio, siamo in grado di tirare delle conclusioni. In questi 10 anni sono successe diverse cose anche in campo normativo. C'è stato un calo delle vendite dei prodotti fitosanitari, abbastanza significativo. Sia per quanto riguarda i formulati messi in vendita, sia per quanto riguarda le sostanze attive. Un calo di circa il 10%, un calo più che proporzionale per quanto riguarda le sostanze molto tossiche che si sono ridotte del 30%. Questo fa seguito agli indirizzi, alle nuove norme che sono entrate in vigore, una in particolare che tratteremo, quella sull'uso sostenibile di pesticidi, entrata in vigore nel 2009, ma che ancora deve manifestare appieno la sua efficacia. Questo
che si va a concentrare non solo sulla fase di autorizzazione e sui limiti ambientali o negli agroalimenti, ma va a coprire la fase intermedia del ciclo di vita, quella di utilizzo, dove più c'è da operare per migliorare, per ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo l'uso di tecniche di difesa integrata con la diminuzione dell'apporto di sostanze chimiche solo quando necessario, favorendo l'agricoltura biologica, ma non solo, prevedendo diciamo, una serie di misure di protezione dei corpi idrici con l'introduzione di aree di rispetto, riguardo ai corpi idrici, per cui non andrebbero trattati le porzioni di campo che sono al confine con i corpi idrici e tante altre cose, la formazione degli operatori, l'uso di macchine che minimizzano il cosiddetto effetto deriva o minimizzano le perdite puntuali, gli sgocciolamenti. Tutto questo produrrà probabilmente dei risultati in futuro. Questa è la situazione. Che cosa troviamo nelle acque? Allora, facciamo questi indicatori perché sono dei primi tentativi, sono prototipali, diciamo. Abbiamo messo a punto perché l'ISPRA, in base alla direttiva che ho detto prima, in base al piano di azione nazionale che è stato varato lo scorso anno, sono stati individuati 20 indicatori per misurare come evolve il rischio da pesticidi. In particolare l'ISPRA è chiamata a costruire, ad alimentare tre di questi indicatori e noi nel rapporto abbiamo fatto, ci sono già delle schede peraltro sul PAN, dei primi tentativi utilizzando le informazioni più semplici che avevamo a disposizione. La frequenza di pesticidi complessiva nelle acque superficiali e sotterranee. Non è facile una lettura di questi grafici. Per quello noi abbiamo abbinato un pochino anche il numero delle sostanze cercate e il numero di campioni effettuate. Soprattutto il numero di sostanze cercate rendono conto dello sforzo di ricerca. Quindi la lettura delle frequenze dell'istogramma va abbinata perché ci dia un'informazione consapevole alla lettura delle curve. Quindi vediamo che nei primi anni, all'aumentare dello sforzo di ricerca, perché erano pochissime regioni che producevano i dati e con poche sostanze cercate, adesso siamo arrivati a 360-370 sostanze, c'è stata veramente un'impennata nella frequenza di pesticidi, sia nelle acque superficiali sia nelle acque sotterranee. Poi questo sforzo di ricerca è come se avesse raggiunto un plateau che ha corrisposto, diciamo, sembrerebbe che negli ultimi anni con delle oscillazioni ci sia un assestamento nelle frequenze. In realtà bisogna tenere conto che noi a occhio e croce di quasi la metà del territorio nazionale abbiamo pochissime informazioni, non solo dal punto di vista territoriale, perché ci sono regioni che ci mandano i dati ma cercano 7-8 sostanze, fuori commercio gli organoclorurati, fuori commercio da 20 o anche più anni, da 30 anni, ovviamente non trovano niente, fanno uno sforzo di ricerca, magari ci mandano 1.000 campioni, migliaia e migliaia di misure e non trovano nulla. Vediamo il caso, era sintomatico il caso della Sicilia, non voglio dare i voti a nessuna regione. In Sicilia, diciamo la provincia di Ragusa, un po' perché si instaurano, devo dire che questa attività di controllo ha un quadro normativo che ora si è ricostituito un pochino con il PAN, con la direttiva sull'uso sostenibile, però si fondava più che altro sulla collaborazione ISPRA, sistema agenziale, regioni, senza scadenze, quindi anche per quello non riusciamo a viaggiare un po' è fisiologico, con le tempistiche che sarebbe necessario. Facevo il caso della Sicilia, Ragusa è una delle zone in cui cercano più sostanze in assoluto e hanno una rete di monitoraggio molto capillare e trovano sostanze dovunque.
Questo sta a significare che non c'è solo il nord contaminato, perché una delle critiche che ci fanno è il nord è contaminato, non è così. Il nord ha un monitoraggio più efficace, man mano che il sud si allinea come spettro di sostanze, emergono delle, non lo dico con soddisfazione purtroppo, emergono delle aree di contaminazione. Questi altri trend sono riferiti a un gruppo particolare di sostanze, sono le sostanze prioritarie della direttiva quadro, per cui la direttiva prevede già dal 2015, in particolare per quelle prioritarie pericolose, proprio una eliminazione delle emissioni ambientali. Vediamo che in questo caso, a parità di sforzo di ricerca, almeno dove viene fatto, c'è un calo delle frequenze. Il problema è che la stragrande maggioranza di queste sostanze sono tutte fuori commercio, moltissime da tanti anni. Quelle segnate in scuro sono le sostanze che sono state individuate nel 2013, perché il numero delle sostanze prioritarie evolve. Nel 2013 è stato individuato un altro gruppo di sostanze ancora in uso, in quel caso l'andamento è crescente, quindi le informazioni non sono mai così univoche e chiare. Finisco con questo grafico. Ecco. Questo grafico rappresenta l'andamento medio della concentrazione nel Po di due erbicidi, della terbutilazina e dell'atrazina, la prima fuori commercio da metà degli anni 80, la seconda attualmente in uso. Su questo grafico io avrei voluto parlare solo di questo grafico oggi, perché ci sono tante cose da dire. La prima cosa è che è bello. Ora vi dirò perché, quando ho visto questo grafico erano i primi anni, ce ne abbiamo tantissimi, ne ho preso veramente in fretta uno casuale perché rappresenta il bacino più importante e rappresenta due delle sostanze che sono più importanti dal punto di vista della contaminazione. Se ci fossimo messi a tavolino a disegnare questo grafico, credo che non ci saremmo riusciti, per la regolarità. Sembra un elettrocardiogramma. Se non che, diciamo, rappresenta uno spasmo cardiaco e, diciamo, rappresenta un grido di dolore che il fiume Po ci lancia in ogni primavera, perché c'è una regolarità impressionante. Aprile, maggio, giugno, aprile, maggio, giugno. Cioè, se l'avessimo disegnato non ci saremmo riusciti. Allora, quindi, a parte queste considerazioni un po' colorite, perché è bello questo grafico? Perché innanzitutto, diciamo, sappiamo come stagionalmente evolve la contaminazione delle sostanze in uso. La terbutilazina, l'atrazina, non ha apporto di sostanza fresca e c'ha un diagramma piatto. Diciamo, una delle prime osservazioni che ci facevano quando presentavamo il rapporto, perché dopo 10 anni troviamo ancora, dopo 30 anni, la terbutilazina è uno dei contaminanti più frequenti. Ma lì c'è l'uso illegale, me l'hanno detto 1000 volte. Allora ci siamo messi a fare questo studio, che mi sembra, diciamo, che sia veramente chiarissimo. Nelle acque superficiali di fatto non ci dovrebbe essere più terbutilazina. Nelle acque sotterranee ce l'avremo per decenni. Questo è quanto le acque sotterranee rendono continuamente alle acque superficiali per l'interscambio che c'è. Non c'è mai apporto di sostanza nuova, è piatto. Quindi le sostanze entrate dentro le falde non degradano più, perché i meccanismi di degradazione non ci sono più, non c'è quello biotico, non ci sono nemmeno quelli chimico-fisici, sono ridotti al minimo. Quindi quando una sostanza entra nelle falde ci sta con i tempi delle dinamiche idrogeologiche, che possono essere non di decenni ma anche di secoli, dipende dagli acquiferi. La seconda considerazione che volevo fare riguarda la qualità del dato. Quando siamo cominciati ad uscire con il rapporto, perché devo dire, diciamo, che l'Italia, non ci parliamo addosso, però voglio dire, con questo programma abbiamo cominciato a focalizzare una tematica. Prima le regioni cercavano le 7, 8, 10 sostanze tabellari, tutte fuori commercio.
E ovviamente non risultava niente. L'abbiamo presentato, io sto nella commissione consultiva del Ministero della Salute, e le prime critiche ci sono venute dai membri della commissione. Ma qui i dati sono disomogenei. Ogni laboratorio ha limiti di quantificazione diverse, cercano sostanze diverse, le frequenze di monitoraggio sono diverse. Allora, dietro questi due grafici, così a occhio, a spanne ci sono 6-7 mila misure, perché sono 6 anni, 40-50 stazioni nel Po, 12 misure all'anno, 4 regioni, diversi laboratori provinciali, ognuno con le sue metodiche, con i suoi limiti. Cioè, da questo caos tra virgolette, che in realtà diciamo, io ho rivalutato pesantemente, da questo caos informativo è emerso spontaneamente un risultato che veramente, dal mio punto di vista, è bellissimo. Cioè, è quasi un test di validità dell'efficacia dei laboratori. Cioè, come se comunque diciamo, il fenomeno avesse una forza tale che emerge. E quindi le ARPA, diciamo, pur non coordinandosi, pur lavorando, producono un risultato che è perfettamente concorde. Io mi ricordo, poi chiudo qui, una battuta, cioè prima ancora che facessimo il monitoraggio, parlavo con un collega delle ARPA, io diciamo, sono un ingegnere, ho cominciato ad occuparmi di rischio delle sostanze chimiche attraverso la modellazione delle acque sotterranee, dell'inquinamento. E mi ero talmente appassionata ai modelli, che uno si cala nei modelli, è una cosa bellissima, chi l'ha provato lo può dire. Poi mi sono cominciato a venire i dubbi, vabbè, dico, ma dico, se quello che ci metti ti danno, insomma, no. Parlando un giorno con un laboratorista delle ARPA, dobbiamo fare il monitoraggio, gli dissi, perché con i modelli sì, facciamo delle previsioni, ma chi ci conforta? E lui mi disse, dice, sai qual è la differenza? C'è una battuta che magari conoscerete tutti, io non la conoscevo allora. La differenza tra i dati tra i dati di modellistica e i dati di monitoraggio, che nei modelli ci crede solo chi li fa, nei dati di monitoraggio ci crede solo chi non li fa. Devo dire che alla luce di questo diagramma la devo riconsiderare sta cosa. I nostri laboratori lavorano bene. Ecco, non saremmo in grado di fare questo diagramma per molti fiumi del centro-sud, purtroppo. Non ho altro da dire. Vi ringrazio.